Benvenuti nel mio nuovo video. Oggi volevo farvi vedere, visto che sono truccata, ok, cosa uso esattamente per truccarmi e quindi una volta che mi sono struccata cosa poi vado a mettere per idratare la mia pelle. Quindi inizio con usare dei dischetti e la mia acqua micellare di Brochet. Allora, io con questa mi trovo veramente molto bene. Vado ad aprire la mia acqua micellare e la spalmo sul dischetto. Ne prendo due perché mi trovo meglio fare contemporaneamente e vado poi a togliere prima quel leggero strato di fondotinta che ho messo. Praticamente dietro avevo un brufoletto. Comunque questo è il risultato per aver fatto una sola passata di sopracciglia e quel leggero strato che ho messo, quindi questo è il risultato del purtroppo. Va bene così? Sì, amore, bravissima. Ancora vado a mettere il mio struccante perché voglio mettere, voglio andare a struccare, anzi devo andare a struccare i miei occhi. Quindi questo è il risultato del primo occhio. E vado con un altro dischetto sempre sullo stesso occhio in modo da togliere bene i residui del mascara. Quindi ancora una volta prendo due dischetti, prendo la mia acqua micellare e rifaccio lo stesso procedimento. No, Zoe, non è questo, amore. Voglio togliere un altro. Aspetta un attimo. Faccio così. Allora, adesso facciamo il secondo occhio. Vado bene a grattare per il fatto che vicino alle ciglia si attacca secondo me molto bene il mascara e quindi è la parte più delicata, nel senso che non andiamo poi a ritrovarci la mattina dopo con i famosi occhi da panda. Quindi questo è il risultato del secondo occhio, questo è il primo dischetto, questo è il secondo. Dopodiché, struccati gli occhi per bene, vado a pulire il mio viso con un detergente. Eccomi qua con il mio gel detergente della Yves Rocher che vado ad applicare sul mio palmo delle mani e vado a spalmarlo sul viso. Una freschezza infinita. Vado praticamente a fare dei movimenti rotatori in modo da togliere tutto. Praticamente con questo andiamo a pulire bene il viso, si può fare mattina e sera. Dopodiché, fatto ciò, vado a utilizzare due spugne, ok, che ora vi mostro. Le ho comprate nuove, quindi uso queste. A utilizzare le mie due spugne nuove. Ok, prendo due spugne semplicissime, acqua dal tiepido al freddo, uguale, caldo non troppo, e con queste spugne vado a togliere il mio detergente. Fatto ciò, ho praticamente pulito molto molto bene il mio viso. Allora, ora che ho fatto questo passaggio molto importante, vado a farmi un gommaggio purificante della Yves Rocher, quindi a pulire ancora meglio il mio viso perché come potete vedere qui ha dei granelli all'interno della crema. Anche questo con dei movimenti in senso orario, antiorario, come vi va meglio a voi, vado ad applicare il mio gommage. Questo toglie l'impurità della pelle, ve lo strasuggerisco perché è veramente ottimo, soprattutto finito tutto il trattamento, non vi lascio immaginare la pelle come la sentite, ok? Quindi vado a fare questo lavoro in modo da pulire il mio viso. Bene. Non sarò bellissima, ma
vi assicuro che è una cosa favolosa. Allora vado a riprendere sempre le mie due spugnette di prima, ok, e vado a mettere un po' di acqua calda, in modo che poi non cioè mi trovo meglio con l'acqua calda, perché secondo me toglie meglio, e vado a togliere sempre con le mie spugnette questo gommage. La pelle già è molto liscia. Amore, e guarda, la pelle mia è già molto molto liscia. E mi trovo veramente bene. Anche qua ho pulito molto bene in profondità il mio viso. Ora vado sempre ad asciugare. E vado però a fare una cosa molto importante, che è la maschera libera pori al carbone. La maschera libera pori al carbone è una maschera che va applicata una o due volte a settimana. È molto importante per la zona T, quindi la fronte, il naso e il mento. Questo è per i punti neri praticamente. E io intanto l'applico senza pennello, perché pennello non ce l'ho e comunque mi trovo bene con le mani. Basta un leggerissimo strato, sottile sottile. È molto sottile. Io la vado ad applicare su tutto il viso, perché voglio che la maschera sia fatta completa. Devi pulire le mani. Ora vado sulla mia zona, diciamo che è la zona più critica, quella della fronte e del naso, ad applicare la maschera. Vado ad applicare la mia maschera, ok, così è che basta praticamente aspettare solo 5 minuti che si assorbe, ma ci mette veramente pochissimo. Ecco qua, adesso ho aspettato 5 minuti che la mia maschera si asciugasse. Vado sempre a prendere le mie due spugne, però questa volta ho preso le altre, quelle che erano già praticamente sporche, nel senso che anche se sono lavate sono già state utilizzate per la maschera. Quindi vado a togliere la maschera. Mi raccomando, non bisogna grattare tanto, perché sennò la nostra pelle sotto diventa rossa. Se diventa rossa praticamente ci facciamo anche male, nel senso che la sonda di grattare fa male, questo intendevo dire. L'acqua in questo caso la uso calda, perché essendo calda mi va a togliere meglio la maschera. Quindi vi assicuro che non restino residui nella maschera. Ok, quasi fatto, anche se non sarà bella da vedere, ma non me ne frega niente. Io vado a togliermi la maschera, perché ho bisogno di assolutamente pulire il viso. E questa è una morning routine, secondo me, pomeridiana, nel senso che quando uno riesce a farlo la mattina o la sera, mi ritrovo a farlo il pomeriggio. Fatto ciò, vado a sempre asciugare e loro spettacola e a asciugare appunto il mio viso. Ora prima io di mettere qualunque tipo di crema, vado a utilizzare questo, che è l'anti imperfezioni della sempre Yves Rocher. Vado ad applicare con questo tubicino piccolo, quel poco che basta, nei punti più critici, ovvero dove io ho più imperfezioni. Io credo di averne più qua, però la sfumo lo stesso su tutto il viso.
Fatto ciò, aspetto 2 minuti che si asciuga e vado a mettere la mia crema. Eccomi qua, allora ho aspettato che si asciugasse e quindi adesso uso la mia crema preferita, che è la Lifting Vegetal, sempre della Yves Rocher. Vado ad idratare il mio viso alla fine della mia routine pomeridiana, perché da mamma la sera sì, ma la mattina è optional. E dopo che ho idratato molto bene il mio viso, perché questa crema è fantastica, perché questa la metto sempre, ecco, questa devo dire che la metto sempre mattina, pomeriggio, sera, e vi saluto con il mio video della routine. Spero che vi sia piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commentino se avete il piacere, e vi aspetto al prossimo video. Ciao.